È un progetto che guarda al futuro, quello dell'associazione culturale Creative Spaces Percorsi di Arte Urbana, un'idea che ha convinto i Nisseni che lo hanno sostenuto durante la votazione per il bilancio partecipativo 2022, portandolo ad essere uno dei più votati. Grazie a tutti coloro che ci hanno votato, sono 178 voti, è stato quindi uno dei più votati e questo è un grande segnale perché noi l'anno scorso a settembre abbiamo fatto 6 anni di attività e questo vuol dire che la città apprezza il nostro operato, i nostri progetti e quindi ci dà maggiore carica per andare avanti. L'obiettivo della proposta progettuale presentata dall'associazione è quello di creare uno storytelling lungo le strade della città, con il supporto sia della tecnologia che dell'arte. Si comincerà intanto con 3 percorsi, ma si pensa anche ad un festival e soprattutto al coinvolgimento della città e di artisti, incontri, dibattiti e laboratori con le scuole. Pensiamo di inaugurare le prime 3 strade, sono 3 percorsi, ogni percorso avrà una tematica, arte, o meglio architettura e cultura, enogastronomia e letteratura, questi primi 3 percorsi. All'interno di ogni percorso vi saranno degli stickers come tipologia d'arte, quindi che poi saranno appositi su supporti, non con adesivo, però la tecnica è quella, la logica è quella e ogni sticker avrà un QR code. Quindi i punti di interesse lungo il percorso, il QR code che rimanderà un sito e la possibilità quindi di andare a visionare tutto il materiale che vi è all'interno. Quindi nel tempo pensiamo a altre strade chiaramente e soprattutto il progetto vince con il bilancio partecipativo e il progetto stesso, la costruzione, quindi che nascerà a breve, vuole essere partecipata. Quindi cercheremo di coinvolgere la cittadinanza, incontrare anche tramite le scuole con i ragazzi e sviluppare il progetto tutti assieme. Poi chiaramente il progetto avrà anche uno stickers principale, quindi un logo, anche questo con QR code che richiama poi al sito della città di Caltanissetta e vorremmo che questo possa essere divulgato grazie a amici, artisti, conoscenti un po' in giro per il mondo e quindi diventare anche simbolo in modo anche di conoscenza e di attrazione anche turistica al di fuori per Caltanissetta. È anche un pensiero di rinascita e conoscenza anche della città, proprio azione della città, perché se pensiamo a percorsi che possono essere anche didattici, quindi con studenti che vadano in giro alla conoscenza della città tramite l'utilizzo di questi percorsi, quindi con lezioni all'aperto, si va anche a sensibilizzare il bambino e il ragazzo nell'amore verso la città. O comunque pensiamo anche per esempio a queste strade che siano quindi percorsi visitabili a qualsiasi orario, quindi nei momenti anche chiamiamoli morti della città, dall'1 alle 4, magari le attività possono essere chiuse, chiunque, un turista può grazie a una mappa digitale girare e conoscere sì grazie a questi punti di interesse, ma anche vedendo, alzando il naso verso il cielo, quindi vedere un po' la città e conoscere liberamente la città.